Assessore Marco Porro, siamo qui a Gotha, veramente emozionante iniziativa quella di portare sulle moto d'acqua questi ragazzi meno fortunati. Assolutamente, questa dedizione per i ragazzi speciali a Fabio Incorvaia l'ha portato fino sul canale 5, quindi noi siamo contenti quest'anno di essere riusciti a ospitare questa manifestazione, anche se c'è stata proposta last minute, ci siamo subito messi a disposizione. Poi insomma, come vedete alle mie spalle, godiamo di una cornice eccezionale, partecipazione incredibile, tante emozioni, una giornata veramente commovente per la nostra città questa, quindi ben venga. Si ripeterà nei prossimi anni? Assolutamente, questo è un evento che avrà seguito perché insomma merita tutte le attenzioni del caso, una giornata che arricchisce veramente la proposta della città intera, assolutamente sì. Gabriele Fragnoli, vigile del fuoco, grande amico e tra l'altro assessore ai servizi sociali del comune di Cadisco, quindi una iniziativa molto interessante e molto commovente, tra l'altro, che ti tocca il cuore. Sì, oggi peraltro sono in servizio e mi sono fatto una passeggiata a vedere la location. I miei ringraziamenti vanno chiaramente al sindaco Alessandro Grando, a tutta l'amministrazione, in particolare all'assessore Marco Porro e a Fabio Ciampa. Luigi, vedere questa location, vedere che i genitori dei ragazzi fragili che sono in servizio 365 giorni su 365 giorni senza un giorno di ferie e vederli così contenti e vedere i ragazzi che riescono a farsi una passeggiata al mare e con che moto e che campione, è una cosa veramente molto molto particolare. Ne sono quasi commosso, lui, e io è difficile che mi commuovo.